grazie della vostra disponibilità, grazie soprattutto del vostro affetto che dimostrate tutte le volte che abbiamo occasione di incontrarvi. Grazie caro Ministro della tua presenza, veramente io credo che un applauso calorosissimo deve accogliere. In questo point che credo che abbia quelle caratteristiche che tu auspicavi e che il popolo dell'Unità auspicava, la trasparenza, vedi noi qua ci vedono tutti, questo signore qua dietro che ci saluta non sappiamo chi è, e quindi noi qua siamo alla visibilità totale, anche il mio ufficio vedi è assolutamente trasparente, quindi veramente rappresenta il nostro modo di governare, quindi un modo di governare nuovo, un modo di governare trasparente, serio, onesto, come vogliamo fare. Io riscontro veramente una grande simpatia e grande attesa per questa svolta che noi dobbiamo dare alla nostra regione. La regione, hai detto bene tu ai giornalisti, non può più aspettare, questa è l'ultima occasione, purtroppo una regione che ha tante belle qualità, ha una storia, delle tradizioni, ha una cultura, delle professionalità che però non sono interpretate secondo me né dal Presidente della Regione né dal Presidente, dal Sindaco di questa città, che è una città meravigliosa, che ha grandi aspettative e che è mortificata. Tu ricordavi che abbiamo un Presidente di Regione e un Sindaco che sono rispettivamente 13esimo su 17, 103esimo su 110. Io di questo mi vergogno, anche se ho dei vantaggi politici, ma mi vergogno perché noi amiamo questa città, noi amiamo questa Regione e meritiamo di più. È una Regione che deve ripartire purtroppo da sotto zero, perché 5 anni fa noi ci siamo lasciati alla guida di questa Regione, dovevamo ancora impostare le grandi infrastrutture, abbiamo perso 5 anni. Dovevamo impostare una politica sanitaria dei nuovi ospedali, abbiamo perso 5 anni, siamo ancora a sapere dove farli. Io credo che la gente questo lo abbia capito, ha capito che non è più momento di ideologia, che non c'è più, ma momento del fare. Quindi io mi propongo col tuo aiuto, con l'aiuto del governo, a fare. Non si può avere un Presidente di Regione che critica il governo, ma bisogna avere un Presidente di Regione che collabora, che incita, che motiva i ministri a venire qua. Qua oltre a te ministri non ne vengono mai perché non sono neanche invitati. E quando passano di qua sono maltrattati. Quindi abbiamo bisogno di un grande lavoro. Io ho bisogno del tuo aiuto e la tua presenza qua credo che finalmente tolga anche quei minimi sospetti, quei giochini di palazzo che non ci interessano più. Noi siamo unitissimi, noi, te e tutti loro, perché vogliamo dare un nuovo veste a questa regione, un nuovo governo a questa regione, e io sono ben felice di tornare da Roma, dove mi considero un deputato provvisorio, ahimè, ma per fortuna, e quindi mi accingo a governare questa regione con tanti amici che sono qua e che con i quali condividiamo questa difficile campagna elettorale, ma io sono convinto che avremo un grande risultato. Quindi grazie della tua presenza, grazie a tutti voi della vostra simpatia. Entrando qui ho visto fra i primi l'amico Gian Moena e non ho potuto che andare col pensiero subito al nostro grande amico Don Gianni che ci manca in questa campagna elettorale. È la prima campagna che facciamo senza Don Gianni, senza i suoi consigli, senza i suoi stimoli, ma io sono convinto che in questa campagna elettorale lo faremo molto contento. E lo faremo molto contento perché, vincendo la Liguria, Gian Moena entra in Parlamento perché lascia e prende il posto del nostro bravo Sandro Biasotti. Ho questa certezza, lo sento dentro. E venendo in qua, lo dicevo a Sandro adesso, mi hanno telefonato l'ultimo sondaggio e quindi ce lo diciamo. Non so se ti faccio... lo dico. Noi siamo a 48,6. Burlando è a 47,3. Ci sono 4 punti, il 4%, che è ancora indeciso. E noi dobbiamo convincerlo, perché non so se riusciremo ad abbassare ulteriormente Burlando dal 47,3. Ma noi credo che potremo convincere l'altro 4% che è ancora indeciso e quindi non solo mantenere il vantaggio ma aumentarlo. Io non so se saremo più bravi,
per convincere questo 4%, noi, o se sarà più utile l'azione di Burlando e dei suoi per convincere il 4% a votare per noi in questo ultimo mese? Perché francamente, nel vedere la pubblicità elettorale, noto una grande differenza. Io l'altro giorno ho fatto un'intervista sul Corriere della Sera dove ho anche tirato un po' la giacchetta a qualche candidato nostro. Vedete, Berlusconi è sceso in politica per cambiare il linguaggio, per abituarci alla chiarezza, al fare, non la politica che aveva assunto un titolo non positivo, perché si diceva delle persone è un politico, non per dire è uno bravissimo, è un politico per dire è un bugiardo, cioè è uno che le cose se le aggiusta secondo le situazioni. Ecco, non è questo la politica che vogliamo fare noi. Ecco perché programma chiaro, candidati chiari e poi governare in ossequio al programma sul quale siamo stati eletti. E vedendo, entrando ancora in Genova alle pubblicità, e vedendo, facendo zapping qualche volta la sera tardi, che c'è proprio la solita doppiezza della sinistra italiana, cioè dicono una cosa e ne fanno un'altra. La coalizione di Burlando è stata tutta una ricerca di una campagna acquisti che mettesse insieme tutto e di più, e di fronte alla domanda ma come farete poi a realizzare il programma, la risposta non può che essere una sola: noi vogliamo occupare quelle poltrone, poi dopo cosa si fa nell'interesse dei cittadini viene dopo, non conta, è un'altra cosa. Noi abbiamo un altro senso della politica, è un servizio, è un impegno, per carità, ci fa piacere, se no nessuno ci obbliga a farlo, ma ci fa piacere perché quando usciamo vediamo realizzata una strada, vediamo realizzata una fabbrica, vediamo realizzata una centrale, vediamo realizzato quello per il quale ci siamo impegnati. Altrimenti cos'è la politica? È la gestione del corrente? E si andrebbe indietro, noi vogliamo andare avanti. E allora io chiedo ad ognuno di voi che in questa campagna elettorale che facciamo sia sempre anteposto l'interesse della vittoria di Biasotti e della regione all'interesse particolare della nostra singola elezione. Viene dopo. È prima importante capire che l'avversario ce l'abbiamo di là. Dobbiamo vincere contro la sinistra, dobbiamo vincere la regione, bisogna portare Biasotti presidente della regione, bisogna portare più eletti che possiamo nel consiglio regionale, sperando che siano quelli che ci sono più simpatici, ma quelli che ci sono meno simpatici, se fossero eletti, si dovranno comportare, dovranno seguire le regole che insieme ci siamo dati. E poi, siccome siamo squadra, terremo anche conto di coloro che si sono impegnati, che casomai non hanno avuto il risultato sperato, ma siccome ci hanno messo se stessi, il loro impegno, dovranno avere la considerazione da parte di tutti. Questo è il nostro senso di squadra sul quale lavoriamo.